microfono potrebbe essere un'idea. Buonasera a tutti, buonasera a tutte. Vabbè, ragazzi, mi sembrava giusto iniziare così la puntata con un po' di disagio, che è proprio ciò che in cui eccello. Sono in sostituzione di Alex, in realtà, che salutiamo, che ha avuto qualche problema, quindi sarà una puntata un po' particolare, non per questo meno bella, ma particolare perché non ci sarà Alex, ma ci sarò io con Vittoria. Ciao ragazzi, buonasera. Parleremo di quello che è successo questo weekend, che diciamo che ha lasciato qualche strascico. Arriva Ce la faccio, sì, ce la faccio. il supporto, arriva il supporto. Arriva il supporto dal dietro le quinte. E no, ha lasciato qualche strascico, diciamo, ci sarà modo di parlare ampiamente durante poi questa ora insieme di quello che è successo nel GP di Portimão, il primo della stagione della MotoGP. Ma prima di iniziare ringrazio Giulian dalla regia e gli chiedo di mandarmi i banner perché non sono un professionista come Alex e non me li ricordo. Quindi seguiteci su www.livegp.it, ovviamente mettete mi piace, attivate su YouTube la campanellina così veniamo noi a rompervi le scatole. Mettete mi piace alla pagina Facebook, iscrivetevi al gruppo Amici di LiveGP dove poi trovate tutti i nostri articoli e potete commentare con noi quelle che sono le novità del mondo delle due ruote, due e quattro ruote in realtà anche. Seguiteci su Instagram, è LiveGP.it. Poi ci potete ascoltare in diretta ora su YouTube, Facebook e Twitch, ma poi anche in podcast su Spreaker, Spotify, iTunes e appunto Google Podcast. Ah, ovviamente poi ci trovate in replica su Campione Sport, canale del 61 del Digitale Terrestre. Non credo questa domenica, ma domenica prossima. Però voi siete qua oggi e ci fate le domande direttamente oggi in diretta e noi vi rispondiamo, visto che argomenti scottanti direi che ce ne sono, Vittoria? Sappiamo già che io e te abbiamo un'idea diversa su ciò che è accaduto. Allora, abbiamo idee e opinioni diverse di quello che è accaduto, quindi secondo me questa sera sarà complicata per entrambi. Sicuramente non andremo d'accordo. Ma non è vero, in realtà diciamo così, ma abbiamo un'opinione in comune che è quella che non è stata gestita bene la cosa. Questo direi che Ah, è quindi stiamo già palese. iniziando a parlare di questo, Eh beh, sì, intanto che aspettiamo gli no? Vai. ospiti con cui parleremo, direi che a parte Pecco Bagnaia, che ha già 12 punti di vantaggio su Vinales, il tema del weekend è quello che è successo al Giro 3. Con Marquez che ha coinvolto Oliveira e Martin, perché di fatto sembra che sia passata in secondo piano la vittoria di Pecco, È passato un pelino, cioè, diciamo che è un po' sfuggito questo Pecco che abbiamo visto molto maturo anche rispetto all'inizio dell'anno scorso. Io l'ho visto a Pecco soprattutto efficace dalle libere, non ha avuto errori, quindi tanto di cappello per Pecco. Poi è vero che c'è stato questo momento, eccolo qua che ce lo fa vedere già Julian subito, che ha diciamo un po' rovinato la domenica. Voglio sentire prima che vado io, Mattias, però la tua opinione, perché voglio sentire te e poi vado io su e dico che cosa penso di questo momento, dai. Allora, la mia opinione è come quella che è la stessa che ho avuto, cioè in realtà non è la stessa, ma simile a quella che ho avuto in diretta commentando il Gran Premio domenica pomeriggio, è che è evidente che c'è qualcosa che è andato storto, perché è arrivato comunque troppo veloce rispetto a quella velocità in cui quella curva va affrontata. Quindi l'errore c'è perché è un errore quando non consideri che la tua gomma possa essere fredda e quando vai a frenare poi questa si blocchi. Questo non lo scagiona, è giustissima la penalità e purtroppo ha coinvolto due piloti facendogli meno male paradossalmente di quello che si è fatto lui, anche se poi il povero Oliveira è comunque costretto a saltare il GP d'Argentina. Sono convinto che di questi episodi ne succedano svariati a Gran Premio. La maggior parte delle volte non è un tornantino come questo e non c'è un pilota davanti, tu finisci lungo e l'altro pilota incrocia. Purtroppo in questo caso c'era il povero Oliveira che stava facendo la sua curva normale davanti e è stato centrato da Mark che ha dovuto mollare i freni dopo il contatto con Martin e non Gomma davvero non fredda, dicono. lui ha avuto proprio se lo hanno detto probabilmente è anche vero, ma il movimento che fa la moto repentino di scatto verso l'interno
È evidente che l'anteriore si sia bloccato, altrimenti non fa quel movimento. E poi da lì in poi è stata una serie di coincidenze sfortunate che hanno visto prima prendere contro Martin, poi contro Oliveira. È giusta la penalità, sono d'accordo, non bisogna crocifiggere un pilota perché lo stesso errore lo fece a Barcellona Nakagami, coinvolgendo Bagnaia in lotta per il mondiale e all'epoca ancora in lotta perché non aveva ancora perso il 92 punti e Rins che con la Suzuki invece il mondiale poteva giocarselo senza tanti zeri che poi ha fatto in quella parte centrale. Addirittura Nakagami non venne neanche sanzionato, venne sanzionato poi solo a fine stagione perché ostacolò un'altra Suzuki, forse Mir, durante una qualifica. Cioè, quindi purtroppo il metro di giudizio è quello, poi il tema principale su cui ci sarà da discutere è quello, il metro di giudizio Di dei Dorna. piloti. Ma c'è già il nostro primo ospite, mi scrive Giulia dalla regia, andiamo a sentire anche la sua di opinione. Eccolo, ciao Mirko. Ciao. Ciao, ciao, ragazzi. Ma Hai infilato le dita nella presa della corrente oggi? infatti parte subito la prima domanda, ma non è che sta luce è fastidiosa? Perché se è, cambio No, assetto. stavo guardando i tuoi capelli più che la luce. Ah, E dopo Portimao. dopo Portimão c'era il vento e quindi sono Sei rimasto col vento di Porto. il vento in poppa, come si può dire. Tu che eri lì, come l'hai vissuta? Come Come ho vissuto il weekend? hai visto il weekend e soprattutto come si è concluso? Perché, come dicevamo, si è parlato poco della vittoria di Ducati, che ormai sembra condannata a vincere, mi viene da dire, ma si è parlato molto di Marquez e delle sue penalità. Allora, Speravi di farla parlarne, eh? se il primo weekend della MotoGP voleva far parlare di sé, ci è riuscito. E come? E fin qua penso che siamo abbastanza d'accordo, no? E se Marc Marquez voleva far parlare di sé, ci è riuscito pure lui. Perché è vero, come ho scritto e come ho detto, la doppietta Ducati con Bagnaia, fantastica, è passata in secondo piano alle gesta di Marc. Perché quando ero lì giovedì sul rettilineo di partenza e arrivo, rettilineo di box di Portimão, ho avuto una sensazione. Mi sono detto, vabbè, lo sanno tutti, ma ora più che mai questo è l'unico personaggio, non solo della MotoGP, ma forse del motorsport. Cioè, non è che Hamilton e Verstappen non lo siano, ma questo va oltre, cioè i meme che ci sono su di lui sono milioni. E ho avuto questa sensazione, ho detto, vabbè, sì, poi fantastica pole position con l'ausilio della scia della Ducati Bastianini, però lui è furbo in questo, ma di manetta ne ha data. Sprint race da podio e fino a tutto bene. Poi l'episodio che vediamo qua in foto ed esploso Portimão perché è andato a centrare proprio colui che non doveva centrare, il padrone di casa. Quindi se Marquez, diciamo, al mirino, questo mirino funziona bene. Diciamo che non è neanche fortunatissimo, eh? Cioè, nel senso poteva coinvolgere chiunque, è andato a Un coinvolgere altro. l'unico che non doveva coinvolgere. Che è il più signore del paddock. Eh sì. Perché Miguel Oliveira è una persona, cioè un altro, quando giocava in casa così, centrato in quella maniera, me ne vengono tanti di nomi, ma così sparando nel mucchio, un altro andava a Marche e diceva: ma ascolta, ma proprio me dovevi centrare. Cioè, vabbè, invece è stato un signore. Sì, si è fatto malino, ma per fortuna non malissimo. E ha glissato con una frase tipo per dire: ha sbagliato e basta. Altri dovrebbero andare a quel paese. La dinamica per me, in bagarre c'erano Oliveira, Martin, l'Aprilia di Maverick Vinales, se non ricordo male, e Marc. Vignales dietro Marco. Ecco, per me, siccome già davanti a lui
si muovevano, cioè le linee non erano pulite, ma ovviamente ognuno fa la sua strada per impostare la curva come meglio crede, no? E a sua volta Mark doveva sbarazzarsi di Vinales. Secondo me ha fatto questo. Non l'ha detto, ma secondo me ha fatto questo. Guardate questo. Fu. Capito, Mattias? E da lì si è generato il front locking, cioè il bloccaggio dell'anteriore, che non è per gomma fredda, perché il front locking non è causato da gomma fredda. Gomma fredda ti fa chiudere l'avantreno. Il front locking è causato quando c'è una violentissima frenata. La gomma, comunque, diciamo, la moto rimane in rettilineo, ma scivola in senso longitudinale, non in senso trasversale. Ok? Quindi lui ha pompato due volte. Non so se mi spiego. Perché non si aspettava che Vinales, se guardate bene, allungava la frenata a sua volta e cambiasse traiettoria, perché si vede un po'. Cioè lui è rimasto spiazzato tra quei due che c'erano davanti che si spostavano e quello che c'era dietro ed è rimasto fregato. Tradotto, è un errore. Però era veramente una situazione difficile. Cioè, veramente è nel motociclismo forse la manovra più difficile da effettuare e l'errore più, come dire, difficile da evitare. Quando succede questo, perché in staccata non puoi fare niente, giusto Mattias? In staccata non puoi fare niente, ma se gli altri si muovono davanti e dietro di te in quel nanosecondo, è dura, eh? Diciamola così, è stato sfortunato, ha sbagliato e statisticamente c'è sempre in mezzo lui. Ma perché c'è sempre in mezzo Esatto. lui? Perché è l'unico che ci prova veramente. Perché Marquez va ringraziato, se non ci prova lui, chi ci prova? Chi ha sbagliato? Basta guardare dove erano le altre onde, ha tolto lui. Non esistevano. Ok, lì ha sbagliato e vabbè, ha sbagliato, c'è poco da dire, anche se dispiace, cioè, oh. Però, e se non ci prova lui, chi ci prova? Soprattutto con Lui. la Honda, Sì, bravo. però Poi, Mirko, lascia. Sì. se non ci lasciatevi che vi interrompo un attimo, Sì, no, ho, stavo dando la parola a te, Vicky. ecco, cioè io sono d'accordo con te, Mirko, è un errore assolutamente, e questo non c'è alcun dubbio, lo sa anche lui, lo sappiamo tutti. Quello che per me non va bene è la troppa aggressività. Va bene che se non ci prova lui, non ci prova nessuno, però anche come è già partito nella sprint race. La sensazione di cui tu parlavi prima della gara di domenica, io ce l'ho avuto quando l'ho visto a lui. Io l'ho visto e sapevo che sarebbe successa qualcosa perché lui è Ti credo. partito molto, veramente molto aggressivo e gli sbagli ci stanno, li possiamo perdonare. L'aggressività, una e un'altra volta. No, ma quello che dici è vero, è giusto, eh? E sono d'accordo con te. Però faccio la domanda a tutte e due: ma lo fermeranno mai? O meglio, più tenteranno di fermarlo, e più aggressivo sarà, mia sensazione, eh? Questa era l'occasione giusta per fermarlo. Vai, Mattia, scusami. Il discorso secondo me è un altro. Dobbiamo arrivare all'origine del problema, ovvero questa MotoGP così competitiva. Cioè, è inutile girarci intorno. Siamo nella MotoGP più competitiva di sempre. Io continuerò a ripeterlo. E quando sento dire che non ci sono campioni in questa MotoGP, mi girano i cosiddetti. Perché è una MotoGP dove ogni millesimo fa la differenza. E essere terzo o quarto, paradossalmente. Al terzo giro può decidere se chiudi la gara sul podio o meno. Perché oggi la posizione che prendi a inizio Gran Premio spesso dice se vuoi lottare o meno col podio. Guardate la gara di Zarco. Zarco è partito nelle retrovie, ha recuperato, è riuscito a chiudere quarto, ma la lotta per il podio era andata ormai a secondi da quel gruppo. Se si vuole lottare per il podio, e Mark lo ha detto più volte durante questi 2 anni in cui ha avuto tutti i problemi che ha avuto al braccio, io torno perché sono un vincente e voglio vincere, se non correrò mai in MotoGP solo per far presenza. E Marquez, prendere o lasciare, è un campione che vuole vincere.
oggi non ha la moto che neanche lo aiuta, ma non vicino, neanche lontanamente lo aiuta a essere lì, eppure pronti via la prima qualifica è stata sua. Pronti via la prima sprint race ha fatto podio. Le altre Honda hanno chiuso i limiti della zona punti, eh. E vuol dire che ci devi provare, vuol dire che è quello che divide un campione da un buon pilota, quella fame lì. Valentino, che è un altro che la fame l'ha avuta perché sennò non vinci 9 mondiali, è un altro che non si è mai posto problemi se entro o meno in una curva. Erano tempi diversi in cui era tutto concesso molto di più, dove non c'erano i social che ti ribaltavano contro qualsiasi roba se sbagliavi, che è uno dei temi principali per cui poi oggi secondo me è stata modificata la sua penalità, se non il tema principale. E quindi di conseguenza tutto quello che una volta passava in cavalleria, oggi invece è visto in maniera diversa. Vuoi perché sei un po' meno abituati a quei contatti, vuoi perché una volta con Valentino se la giocavano in due o tre moto, oggi letteralmente stiamo parlando di una MotoGP dove i primi 10 possono tutti, e con Mirko ne abbiamo già parlato qualche settimana fa quando ci siamo visti per la presentazione di un team del CIV, i primi 10-15 piloti della MotoGP possono tutti vincere gare o fare podio. Quindi non mi sorprende il fatto che ci siano questi contatti. Mi sorprende il fatto che la gente, che vengano modificati i regolamenti in corso d'opera. Quello sì, Quello non quello va è la bene cosa nello che sport, non va mi bene nella vita, ovviamente. Cioè, dovrebbe esserci una linea unica. Sono d'accordo. Cioè, Marc Regolamento andava va rispettato. punito, senza ombra di dubbio. Ha sbagliato, chi sbaglia paga. Penso che su questo siamo d'accordo tutti. D'accordissimo. E lo ha detto Mark. Le prime parole di Mark sono state: mi scuso con Olivera e con i tifosi Ovvio. di portoghesi, ho sbagliato, è giusto che prendo il long lap penalty. Cioè, non è che Comunque, dice: oh, guardate che ha ammesso l'errore, ne è consapevole. Secondo voi un campione come Marquez non è consapevole di quando sbaglia? Ne è assolutamente consapevole. ma certo, però vi voglio fare una domanda. Quando lui tornerà, i due long lap o uno, scusate, quanti sono? Non Due, mi ricordo. due. Due, ok, scusate. Li sconterà nella sprint o nel Gran Premio? Fa Ecco, ridere. questo volevo parlare, No, perché dovrebbe essere nel Gran Premio. Eh sì, beh, per forza, perché già uno nel Gran Premio è troppo di un long lap. Nella sprint vuol dire che rimane ai box. Ne ho scritto oggi un articolo, poi magari te lo linko. Il problema della MotoGP oggi, poi faccio un riassunto per chi non l'ha letto e poi vorrà andare a leggerlo, è che l'introduzione della sprint race ha creato dei cortocircuiti a livello regolamentare, nel senso che la penalità Mir che tira giù Quartararo nella sprint race la sconti durante la gara della domenica di fatto, ma se tu commetti un errore nella sprint, che poi non si chiama neanche race perché è un errore, MotoGP l'ha detto, non si chiamerà race proprio per evitare questo problema, però Si chiama sprint. È una gara che assegna punti ridati, quindi è una gara, perché sennò non può assegnare punti ridati. Quindi è un cortocircuito questa sprint race, e di conseguenza chi commette errori nella gara non sconterà la squalifica o il long lap penalty, quello che sarà, nella sprint, perché non è race, ma è solo MotoGP sprint, ma la sconterà nella MotoGP race della domenica del Gran Premio dopo, creando un ulteriore cortocircuito all'interno della gara, perché poi comunque se io devo scontare una gara il sabato, comunque io posso andare a vincere. Cioè, è vero che vinco, prendo solo 12 punti, ma prendo 12 punti invece di prenderne magari non andare a punti, perché fare un doppio long lap penalty nella sprint race incide molto di più che farlo cioè, un doppio long lap penalty in una sprint race ti toglie dalla possibilità di andare a punti, perché vanno a punti i primi 10. E in 12 giri di gara i primi 10 al massimo arrivano a 2-3 secondi uno dall'altro. Fare il doppio long lap penalty ti toglie dei punti. Nella gara, il doppio long lap penalty a Austin, io con Marquez, non so, cioè, l'ho scritto su Twitter, io con il doppio long lap penalty giù dal podio faccio comunque fatica a vederlo. Non posso prevederlo, vi dico la verità, però posso soltanto proporvi
questo argomento che io già, a parte la storia premi lanciata in Austria l'anno scorso, se ti ricordi, Mattias, 2 mesi fa dissi: adesso ci vogliono i piloti di riserva. Dico male? Chiedo a No, no, voi, eh? dopo Per una gara forza. siamo qua che abbiamo tre piloti della MotoGP assenti, tre piloti della Moto2 assenti e due piloti della Moto3 assenti. 4 della MotoGP Quattro assenti. MotoGP. Con Spargaro, quale Oliveira, Spargarò, che Bastianini, Marquez. poverino, Spargaro il primo 4, giorno, perché tra l'altro. quell'episodio della Riffenstein inesistente. Beh, quella è una vergogna, e anche di quello abbiamo scritto, perché è una vergogna che una pista del mondiale abbia A, dei sassi grossi, letteralmente così, cioè delle patate, non possono essere sassi dove uno può cadere e non farsi del male. E non può essere che una curva che ha le mura letteralmente a 100 metri neanche dalla fine della pista a quelle velocità lì non abbia gli air fence. Cioè, Vi è un. posso dire la mia, perché Paul Spargaro si è salvato, tutto sommato, perché si è salvato per fortuna, Non è no? stato centrato dalla moto, solo per quel Certo, ma motivo. perché non è stato centrato dalla moto? Allora, lui ha fatto cambio di direzione ed è caduto in outside, giusto? Ha preso la botta sull'asfalto e ha iniziato a ruzzolare, a scivolare. Quindi lui era, per dire, questo, e la moto era questa, e andavano di pari passo. Ok, a una grandissima velocità verso il muro, però sempre se si guarda il video si nota il ghiaino nuovo, quindi di sassolini stesi per togliere i sassi quelli grossi, e una parte di via di fuga invece rovinata, brulla, un mix tra terra e erba. Tra quel ghiaino e la parte trascurata c'è un gradino. Quando loro scivolavano così, essendo il corpo comunque dotato di arti, lui questo gradino lo ha saltato, ruzzolando, no? La moto invece, essendo piatta con le pance, con le carene, ha preso il gradino in pieno, pom! Quindi non più andando via pari, ma andando verso l'alto, e per fortuna quel gradino ha diviso i corpi, non portandoli fino al muro. Mi spiego? Perché ha fatto bang così, una è andata in alto, ha fatto così, l'altra è andata contro il muro. Altrimenti facevano come? Anche la moto è arrivata contro il Lui muro slalom. un metro da lui. Come sappiamo, sì. Quando Dorna ha fatto vedere il video completo, la cosa che ho detto è siamo andati a mezzo metro da quello che è successo a Salom. Sì, l'abbiamo detto, vero? Cioè, Che tra perché. l'altro, se vi ricordate, Salom, quando purtroppo Salom vittima di quell'episodio, perché deve rimanere tale, il più critico e cattivo in TV, meno che io ricordi, a Barcellona, fu proprio Paul, che diceva un sacco di parolacce, che ovviamente nessuno accettò la cosa, ma lui in particolar modo era proprio furente, e gli stava accadendo la stessa cosa, e per fortuna no. Il giorno dopo in pista c'era Franco Uncini. Chiusa parentesi. Allora, sul tema sicurezza e MotoGP si è fatto un gran parlare, secondo me, ma un poco fare. Cioè, l'impressione è che si sia parlato tanto, ma siamo arrivati a un punto dove Dorna, lo steward panel, la commissione sicurezza sono convinti di aver fatto abbastanza, ma in realtà non si è mai fatti abbastanza. Cioè, c'è sempre quella cosa che ti deve tenere sveglio e dire aspetta, ma si può migliorare. E Portimão è stata l'ennesima dimostrazione, secondo me. Comunque voi da casa, Vicky, tu che cosa hai respirato? Vabbè, le azioni le abbiamo viste tutte, ma tu che sensazione hai avuto da casa? Su Paul, sulla caduta di No, no, in Paul? generale sul weekend. Io ti dico una cosa, a me è sembrato che eravamo in guerra, veramente. Sembrava, no, sembrava una giungla, perché cioè, arrivi a domenica che c'hai il bollettino proprio di guerra. Che c'hai quattro piloti assenti in MotoGP, altri 10 nelle categorie minori. Quindi io l'ho visto. Allora mi sono divertita. Iniziamo la sprint race. Io ero la prima, e anche Mattias lo sa, che ero contro la sprint race, non la volevo vedere, non mi piaceva questa cosa. Poi sabato mi sono dovuta zittire perché è stato un grandissimo spettacolo, molto rischioso, veramente molto rischioso, perché è stato esplosivo.
cioè sono usciti tutti col coltello tra i denti. A me piace vedere quel tipo di gare, però se già iniziamo veramente così, poi domenica è vero che è stata un po' più noiosa, tranne l'episodio di Marquez, diciamo, la gara poi alla Esatto. fine non ci ha avuto il suo, Allora, diciamo. diciamo che probabilmente l'episodio di Marquez ha tolto tre che avrebbero lottato per il pod, per la Sì. vittoria con Pecco, togliendo poi lo spettacolo alla gara, probabilmente. Però di fatto sì, la sprint race è stata 12 giri di sorpassi. Sono d'accordo con quello che dice Maurizio Bucci, che ho letto prima il commento. Non lo so. Cioè, la sprint race è una gara che a me non piace. Per me la MotoGP non è la sprint race. Per me la MotoGP è una gara lunga e la domenica, punto. Non è la Superbike. Già la Superbike con la Super Pole Race me la faccio andare bene, ma non mi piace. A maggior ragione perché assegna poi le posizioni in griglia, cosa che invece dover fare solo le qualifiche. E quindi non mi piace. È un format sì spettacolare, ma non, snatura quello che è la MotoGP. E ci saranno dei Quello problemi in arrivo, eh? E non parlo di incidenti, quelli possono capitare anche in un FP. Parlo del fatto che in una sprint così breve, dunque, noi abbiamo contato 12 giri nella sprint di Portimão, ponendo che in una pista X siano 20 del Gran Premio, sono 10 della sprint, giusto? ancora, In esatto. caso di cambio meteo o di incidente per red flag, è finita là. Dico Cioè, male. rischi di dover fare ripartenze con gare di 4 giri con moto da 300 cavalli per 150 kg, cioè, e poi dopo dite ai piloti state attenti, cioè, io sono d'accordo con Aleix Espargaró quando dice anche noi piloti dobbiamo metterci del nostro, ma ragazzi siete lì tutti per correre e tutti volete vincere, non ce n'è Ovviamente. uno che frena un metro prima dell'altro, cioè anche No. l'incidente di Marc, se si guarda bene, sia Oliveira che Martin sarebbero andati larghi mezzo metro al punto di corda perché erano tutti in bagarre e tutti erano tirati al limite. E Eravamo nel Marquez è secondo andato giro. al secondo giro, cioè te pensa, No, ma è è la MotoGP, è questo il livello, sono i migliori il piloti al mondo, sono curvone, i migliori piloti al l'ultimo mondo. curvone che poi non è piatto, è destroso, ok, no? Destroso, sì. Però non è piatto, è un saliscendi. A voi dovevate vedere che roba. Sembrano dei missili. O voglio Sì. dire, un po' di anni che vedo le moto da bordo pista, eh? Allucinante. Allucinante. La MotoGP negli ultimi anni ha fatto un salto evolutivo senza senso. Non mi stancherò mai di ripeterlo perché è una statistica che mi ha fatto cioè, mi ha fatto rendere conto quanto effettivamente le MotoGP siano missili oggi. E te lo dicevo sempre l'altro giorno, Mirko. L'Aprilia l'anno scorso, quando ha fatto la pole a Barcellona con Aleix Espargaró, ha girato 5 secondi più forte rispetto a 5 anni prima, quando debuttò con Bautista. 5 Nel secondi. frattempo le gomme non sono evolute molto, diciamo questo, perché per volere ne lasciano Anzi, si è passati abbastanza. da Bridgestone, che era il top, a Michelin. Cioè, No, non che la Michelin non sia al top, ma per No, politica di campionato non le portano avanti più di tanto, perché l'obiettivo è mantenere i costi, numero di mescole contingentato e livellare le prestazioni dal primo all'ultimo, perché se veramente le sviluppassero, ciao, togliamo 3 secondi, eh. questo ti fa e 5 secondi su una pista non Mm. è andare più forte, è fare letteralmente un altro mestiere. Sì. Se tu prendi un pilota e da un giorno all'altro lo fai andare, ma che sia amatore o pilota, 5 secondi più forte, ma ti dirà che è tutta un'altra cosa. E non sono il tempo, non lo si fa sul rettilineo perché ci andavano a 360 all'ora anche 5 anni fa. È in frenata e è soprattutto in percorrenza di curva, dove oggi si vanno a velocità senza senso rispetto a qualche anno fa. E qui il tema sicurezza rientra perché le velocità in percorrenza sono molto più alte rispetto a una volta, ma alcune piste hanno mantenuto delle vie di fuga. Oggi probabilmente inadatte, quello che è successo a Pol Espargaró nella dimostrazione. Quando si Però io, arriverà, raga, ci sono cioè alcune io punte dove, dico secondo me, non, se uno cade, rischia davvero di andare contro le barriere. chiaro, ma scusate se intervengo così alla brutta, ma purtroppo di questo weekend
che ripeto, è stato bellissimo dal punto di vista spettacolare, gran pubblico in pista, no? Ottimi ascolti in TV, ho visto anche i dati internet eccellenti, però non va bene che i piloti parlano di gravi incidenti e di cose che potrebbero succedere, non siamo negli anni 70, cioè noi Esatto. improvvisamente siamo tornati nel tempo, quando io ero un bambino. È questo il dato drammatico del weekend, perché gli infortunati, le cose, oh, possono capitare. Si spera di no, ma possono capitare. Per fortuna sono solo infortunati. Ma la cosa che mi ha fatto più pensare e che ancora mi frulla nella testa è che i piloti abbiano pronunciato parole drammatiche. Oh, ma non si va a correre così, eh? C'è qualcosa di grosso che non va, c'è una frattura tra di loro e l'organizzatore. Un pilota non può dire ho paura, succederà un incidente grave o altro, perché il pilota di suo è lamentino su tutto, anche dello yogurt che non trova in mensa, giusto per capirci, no? Per ridere, e va bene. Però io frasi così le sentivo quando ero bambino, ho 46 anni. Quando ero bambino mi ricordo che sentivo frasi così, andavo a legare con mio papà in circuiti terribili, eccetera, e c'era quella sensazione che qualcosa potesse accadere. Oppure mi è venuto in mente, non voglio esagerare, fine aprile, inizio maggio del 94 a Imola. Cioè, capite cosa voglio dire? Sì, Ora noi la abbiamo questi sensazione di ragazzi che sono in incertezza tutte le volte che Argentina. entrano in pista. Cioè adesso noi abbiamo questi ragazzi, perché sono ragazzi, alcuni papà di famiglia, che sono in Argentina, ok? E giustamente vanno là a percorrere, devono dare il massimo, tutto quanto. E giustamente devono stare attenti. E l'organizzatore farà di tutto per metterli a loro agio, ne sono convinto, niente da dire. Ma quello che mi preoccupa sono le loro dichiarazioni. Vuol dire che dentro la loro testa è cambiato qualcosa. E in un pilota non può accadere. Vuol dire che c'è un grosso dato che non funziona, c'è un bug. Ti faccio una Io queste domanda. È dichiarazioni non le sentivo da 40 anni. vero. Ti faccio una domanda che poi dopo giro anche all'altro ospite che è già nel backdrop e chiedo a Julian di inserire, che è un pilota che qualche gara l'ha corsa e quindi Sì, anche troppo. ci può dire anche la sua, direi. La mia sensazione, e la domanda vale per tutte e due, che se questi discorsi i piloti non li hanno mai fatti fino a quest'anno e quest'anno lo fanno per la prima volta, la cosa che è cambiata è stata la sprint race. L'unica cosa che è cambiata tra la MotoGP dell'anno scorso, tra novembre e marzo. È questa che ha preoccupato i piloti su tutto, l'aspetto sicurezza. Vado io? Ma vai Luca. Ma sicuramente, allora, adesso parlo da Luca appassionato. A me è piaciuta molto la sprint race, moltissimo. È proprio una botta di adrenalina, è come essere su una montagna russa, ecco, per pochi giri, tutto veloce, devi passare passi. E secondo me c'è stato un click nei piloti, nel senso, fino all'anno scorso test comunque non ti segui, non ti studi, non ti superi troppo, pensi solo alla moto, a sistemare la tua moto il meglio possibile. Arrivi in prove libere, se ti si attacca uno rallenti, quindi diciamo che la vicinanza con l'altro pilota non è mai stata così forte. Anche in gara comunque, come abbiamo visto poi in gara domenica, c'è molta strategia, mappe, consumi, gomme, eccetera. Invece la sprint race è come se li avesse, non so, un po' come Nemo quando lo squalo sente il sangue che si riattiva. Ecco, la sensazione da pilota è quella, secondo me, nel senso che ti ritrovi un po' alle categorie iniziali, un po' come la 300 adesso, la Moto 3, Moto 2, che riassapori quella battaglia che devi fare, devi superare, non devi più gestire niente. Hai la benzina giusta per fare quei giri, hai le gomme per fare quei giri lì e puoi andare a fuoco sempre e devi superare, non è che puoi. Cioè, se c'è la possibilità lo devi fare. Quindi sono ritornati un po' animali e questa cosa un pochettino li ha, secondo me, anche. Cavolo, però così è pericoloso. Bisogna stare un pochettino più, non dico attenti, ma è più difficile ancora. Non solo le moto sono complicate, il campionato è di un livello
impressionante, ma c'è ancora un'altra variabile che è il sorpasso al limite. Il problema, ora ho fatto già anche altre interviste, anche interviste con Mr. Helmet, così, il problema è che ne mancano già 4 a sta gara, se non 5, e abbiamo fatto una gara, se ne fanno un'altra volta così, ora l'Argentina non è una pista con tutte queste staccate, con tutti questi punti in cui si può sorpassare facilmente, ma è più difficile magari che ci siano degli incidenti così. Portimão, diciamo, è un po' più facile, però ecco, se succede di nuovo, siamo a quanti ne rimane? 15, 11, arriva a Misano che non c'è nessuno. E sono stati sollevati anche certe questioni dopo la Super Sport, Super Pole Race, a Sprint Race, scusate, Sprint Race, che i team si dovranno affidare anche a dei piloti di scorta, diciamo, una panchina, perché adesso magari è un caso, è la prima, quindi magari c'è da prenderla un po' con le dovute cautele, magari è stato un paio di cose sfortunate, di eventi sfortunati, Bastianini è l'esempio plateale, però io inizierei a pensarci, nel senso, adesso la Honda va senza Marquez, la Gas Gas non ha Espargaró, insomma, si muove comunque del personale che non fa niente, avere dei piloti di, tra virgolette, scorta, perché è brutto da dire per ora, perché non è mai successo, ma adesso mi sembra che credo che possa essere una cosa dalla quale pensare, e ovviamente io a 40 anni non potrò esserlo, fosse stata 10 anni fa magari, ecco. Posso? Sì. Allora, sono totalmente d'accordo con Luca, analisi perfetta, tra cui quella del sorpasso, e aggiungo appunto, a valorizzare quello che ha detto lui, che appunto, non so se 2 mesi fa, 3 mesi fa, vabbè, poco importa, scrissi proprio un articolo in cui adesso urge pilota di riserva, e ho fatto una ricerca nel regolamento FIM 2023. Adesso io non mi ricordo se fosse il punto 1.3 o 3.1, perché poi ho quei numeri, però sostanzialmente il codice dice questo: il pilota di riserva può subentrare, ma deve disputare almeno un FP. Chi se ne frega degli assetti, deve disputare un FP, ok? Entro il sabato mattina, quindi in questo caso entro l'FP3, d'accordo? A precedere di 2 ore le qualifiche. Ora bisogna vedere se nel palistesso del weekend l'FP3 precedono le qualifiche di 2 ore. Deduco di sì, perché se no non avrebbero messo quel codice. L'FP3 sono le FP4. Come? Adesso non più, perché adesso le FP3 sono appena prima della qualifica, come era prima la FP4. Ok, quindi... d'accordo, ma la precede di 2 ore, mi pare di sì, giusto? Quindi se questo pilota X di riserva fa l'FP3, può prendere parte al Gran Premio, cioè alla totalità delle cose, sprint e Gran Premio. Ma c'è un altro problema. A parte reperirli, perché i vari Michele Pirro eccetera hanno altri impegni, ok, ponendo anche che chiamino il grande Scassa, no? C'è un problema che questa super commissione, perché si chiama così, deve deliberare la scelta, cioè si devono mettere dei membri non meglio definiti, quindi immagino MSMA, IRTA, FIM, team, piloti, a dire Scassa può partecipare. Se non votano sì, Scassa non può partecipare, perché il caso Ponson, ve lo ricordate? Che si presentò a Misano, era poverino, Michele, troppo lento, lasciò un segno. Quindi, sommando tutto quello che ci siamo detti, come si fanno ad avere i piloti di riserva, costi a parte? Io non lo so. Allora... è una cosa nuovissima, secondo me è una, cioè ci deve essere a tutti i Gran Premi, cioè non ci vuole più 2 piloti, ci vogliono 3, e esatto. Hai devo dire, il nostro pilota di scorta è questo, almeno uno, cioè non esatto. La chiamata, come che so, adesso chiamano, non mi chiamano, ma senti, chiamano me, magari la MotoGP l'ho già fatta, mi dicono ok, puoi venire, ma io non andrei mai adesso con queste moto qua, dove vanno? Dai che ti piacerebbe provarla lo stesso. Eh? Ti piacerebbe provarla comunque? Ma chi non piacerebbe, ma assolutamente. Però non mi piacerebbe entrare nell'FP3 con Marquez e gli altri, insomma. Ecco. Una volta è stato abbastanza traumatico. appunto Luca, già entrare lì in quell'FP3 com'è? Io
ti chiamano per la MotoGP, vai là tutto figo, arriva a me, era bel tramo, tutto bello, certo, e là, venerdì mattina ti cambi, ti metti la tuta, ti tirano fuori la moto, tocca andare, cioè, non è che lo fa qualcuno, è un videogioco che puoi dire ok, metto pausa, faccio un'altra roba, poi torno, e lì devi andare. È passato Marquez e Valentino prima che entrassi io, sai, esci dal box, ti guardi in giro, Marquez e Valentino, buongiorno. E quindi non è tanto il discorso, che il problema è che anche ci vuole un pilota che sappia già di quello che si tratta. Vai a fare i test, ci vuole i due piloti ufficiali e il terzo, certo, perché da quello che ci ha fatto vedere la sprint race, può succedere benissimo. Poi lasciate stare che Marquez ha fatto un errore di valutazione, è arrivato un po' lungo, non tanto, perché quelli erano 3-4 metri, ma non di più. Però a quei livelli lì, magari Oliveira lì quella curva la prende in modo diverso, ha frenato un pochino prima, l'altro non l'ha visto, si è spostato Martin, ha mollato i freni, peccato. Esatto. Non ha fatto apposta assolutamente, però nessuno fa apposta, anche certo. Marini non l'ha fatto apposta. No, però stando ai social sembra che Sid Marquez si diverta a stender la gente. Quella gente che fa quelli commenti non ha visto una gara in vita sua, quelli commenti non sono neanche da leggere. Adesso arriviamo al punto poi cruciale della questione Marquez, il cambio di squalifica, il cambio di penalità che gli è stato dato oggi, perché è quello poi che ha, secondo me, dettato un prima e un dopo. Perché se il doppio long lap penalty, come da regolamento, è per la gara successiva, non può essere che dopo che sui social esplode il finimondo, allora io al panel dico fermi tutti, scherzavo, è per quando torna, gli sospendo la squalifica fino a quando torna. Ma che ragionamento è? Cioè, non... è un ragionamento che non ha senso. Ho sbagliato a scriverlo, un errore umano è stato, secondo me. Andato per scontato che fosse... Esatto, è successo così. Infatti il team Repsol gli ha fatto notare già in loco, quando eravamo ancora là, io ero là fino a lunedì mattina, e allora hanno tentato di, come dire, avallare una sorta di protesta, diciamo che un po' Taralucci e Vino si sono messi d'accordo dicendo scusate, è un errore di battitura, perché davamo per scontato che lui partecipasse all'Argentina, serva dare lezioni a tutti. Prossima volta dicono la prossima gara, d'ora in poi. Sì, da ora in poi credo che andranno avanti così. È stato modificato, se normalmente la squalifica sospesa nel tempo è una cosa che a livello dello sport non esiste. Cioè, se io sono squalificato è per la cosa successiva a quella che sono squalificato. Facevo nell'articolo che ho scritto oggi l'esempio del calcio. Se io vengo espulso perché faccio un brutto fallo e nella settimana un mio compagno, per vendicarsi perché ho fatto male a un suo amico, mi falcia e mi rompe una gamba, io la squalifica la sconto comunque la domenica, che anche se avevo la gamba rotta, sì. Non quando sarò a disposizione, ma così per quando ci sono i test ci sono sportivi. Faccio l'esempio di Frank Chamazzo, mi sembra che si chiami, il nostro olimpionico che ha vinto l'oro a Tokyo l'anno scorso, è stato sospeso per 3 mesi per doping. In questi 3 mesi non ci sono gare, cioè non sono competizioni di karate, judo, se non mi ricordo, lotta libera, quello si picchia. Lui non salta nessuna gara, però è stato squalificato per 3 mesi. Non è che i 3 mesi di squalifica sono, ti conto, 3 mesi di gare. Cioè, secondo me non ha precedenti questa decisione, solo per accontentare, tutto sommato, l'opinione popolare, che Marquez doveva essere punito e saltando l'Argentina la passava da impunito. Io non sono d'accordo che questo l'abbiano fatto per far rabbia, non tanto... No, cioè, è impossibile, cioè... No, Mattias, ne hanno già discusso a Portimao, prima che ancora uscisse la cosa, t'assicuro. Ho incontrato un responsabile FIM in aeroporto che mi ha spiegato benissimo. È proprio un errore di battitura che non è stato sollevato dai social, se ne sono accorti già là. Ma a prescindere da... anche se fosse stato un errore di battitura, è sbagliato comunque a livello sportivo. Cioè, è quello il discorso. Se quello è il regolamento, quello è... quello è il problema. Il regolamento non è quello. Il regolamento è tu salti l'evento successivo. Vietti ha dovuto scontare... hanno sbagliato a digitare, appunto. Anziché scrivere Argentina, avrebbero dovuto scrivere l'evento successivo. Regolamento...
sportivo, quello che esce a febbraio di tutti gli anni. Non c'è scritto da nessuna parte nel regolamento sportivo che io vado a saltare la gara quando sono disponibile. Io vado a saltare la gara successiva. No, Mattias. No. Eh sì, Mirko, vai a leggerti il regolamento, ti assicuro. No, Mattias, non c'entra niente. In questo caso non c'entra niente, è come se fosse una giurisdizione a parte, ma in ogni modo... No, Mirko, il regolamento sportivo esce, la FIM pubblica a tutti febbraio, tutti gli anni che arriva a febbraio, il regolamento sportivo dove c'è dentro il regolamento, cioè è un foglio, un plico così, giallo, dove c'è dentro il regolamento tecnico e il regolamento sportivo. Nel regolamento sportivo non è prevista che tu sconti la squalifica quando ci sarai. E come no? Se tu non esisti, quando la sconti, scusa? Se tu non sei, quando tu non partecipi a un Gran Premio, non sei iscritto praticamente. Se Vietti che ha avuto i doppio long lap penalty quest'anno perché a Valencia era rientrato, non si è fermato ai box per controllare la moto, avesse cambiato categoria, non avrebbe dovuto scontare il doppio long lap penalty e ha commesso un errore comunque. Quindi non, è... Sì, vai a scrivere regolamenti, cosa devi fare? Mirko, guarda che non è uno scherzo, guarda che non è facile. In ogni modo, con questa storia qua delle squalifiche, non andiamo più a casa, cioè nel senso non andiamo più a casa, perché non ci sarà mai una chiarezza. Questo l'abbiamo visto tutti. A prescindere comunque, Mattia, tu commetti un errore e salti la gara successiva, cioè salti, sconti quella cosa nella gara successiva, ti fai male, non ci puoi essere. E vabbè, è sicuro che per Marquez era più interessante andare in Argentina e fare il doppio long. Ma secondo voi perché non schierano i collaudatori, i tester lì? Faccio un esempio, Salvadori, RNF, Aprilia, che ne so, possiamo pensare anche a Folger. Piero potrebbe benissimo correre, visto che tanto sarà là come era qua a Portimao. Ma a me è giunta un'altra voce, sapete perché non lo fanno? Perché gli costa meno la penale di far girare un motore a vuoto, cioè per non avere un risultato con un tester. No. E a maggior ragione il pilota... Non so, Luca, tu cosa ne pensi? Perché sai che quei propulsori... A livello di... Può essere anche a livello di chilometri del motore. Dei chilometri del motore sicuramente ne fai 400 almeno, anche 500 forse. Vero. Quindi quello nell'economia stagionale del giro dei motori, uno che ci penso adesso perché ho sentito detto Mirko, ma non ci ho ragionato, però secondo me lo spettacolo un po' ne risente perché andiamo a voglia il regolamento possono fare due gare senza sostituto, poi dopo devono metterlo per forza, per sì, fortuna questa la so perché quando ho fatto MotoGP mi hanno preso per Aragon, hanno detto se va bene andiamo a fare la tripla, altrimenti finiamo qua. È andata benino, hanno detto andiamo a fare la tripla che conviene piuttosto che, perché probabilmente quando firmi un contratto hai delle penali se poi non partiamo. Cavolo. E quindi mi hanno dovuto sorbire, ecco. Ma comunque... un discorso di nel caos che c'era anche lì, ho detto beh, l'Argentina sconterà la pena, poi guarda l'Argentina non c'è, vabbè allora la prossima. E i regolamenti sono comunque scritti da esseri umani, sbaglia ChatGPT, figurati noi. Vabbè, comunque... Speriamo che a Termas il venerdì non si butti come quando trovavano la giungla in pista e poi cambiava il meteo e tutto, perché sennò questi qua avranno solo l'FP3 e poi le qualifiche. Sì. Ah, ma la tendenza è avere tutto più compresso. Tanto l'FP piacciono a me, a voi e al 5% di quelli che guardano poi la gara, forse. No, non sei d'accordo che la sicurezza parte anche da lì, da mettere in cioè... Se vuoi delle gare sicure, tra virgolette, devi farsi... No, non corri in moto, secondo me. Cioè, bisogna sempre stare attenti. Il motorsport è uno sport molto pericoloso. E estremizzato a quei livelli lì, che credetemi, già fare un CIV è molto complicato a quel livello lì. È una cosa da fuori di testa, ci sta l'errore umano. Sbagliano a scrivere la norma per quando deve fare due long lap penalty, figurati cosa ci vuole a sbagliare una staccata. E quindi il motorsport non, cioè, sì, lo puoi rendere più sicuro dove è caduto Espargaró, assolutamente lì possono esserci più airfence, anzi ci devono essere gli airfence, li mettere ovunque, anche nel dritto, perché tanto non si sa mai cosa costa un airfence, lo lasci lì tutto l'anno e giusto, via, non ci vuole niente, è meglio rimbalzare, metti che per sbaglio ti tocchi,
arriva uno dietro, ti spara sul muro, sarà meglio che sia un airfence. Una vita non ha un valore rispetto a un airfence, però rimane motociclismo. Marco Simoncelli ci poteva avere l'airfence che volevi. È stata una caduta tra le più, tra virgolette, stupide che abbiamo mai visto. Cioè, proprio è rimasto lì e non poteva fare nulla. È rimasto tra la moto e l'attrito, è rimasto lì e è successo quello che è successo. Quindi, parlare di sicurezza del motorsport, sì, bene, ma rimane motorsport. Io, guarda, qui corrono, quindi cosa vuoi fare? Diciamo, cosa vuoi dire? È una gara pericolosetta. Sì, sì, ma la fanno lo stesso perché la vogliono fare. Non puoi dire pericoloso, stiamo a casa. Cioè, non... Bisogna sempre stare, secondo me, molto attenti dove si va a puntare quando si parla di sicurezza e di motorsport. Scusate, mi è venuta in mente una domanda da fare a tutti e tre. Ma che senso ha togliere... Vicky che mi stanno sgridando, cioè Alex che mi sta sgridando che non sto facendo parlare Vicky. È perché è da un'ora che volevo dire una cosa, però continui con Marquez, Mattias, e non ti si può fermare. Comunque volevo solo dire, prima, a prescindere dal regolamento, lui deve fare questa sanzione, ma la deve fare perché? Perché deve dimostrare anche a quelli della Moto3 e della Moto2 che certe cose non si possono fare in pista. Quindi questa è una sanzione esemplare, per me un po' blanda, a prescindere di questo, però la gente aveva bisogno anche di vederlo facendo una sanzione, perché anche quelli piccoli hanno bisogno di vedere che ci sono certi atteggiamenti in pista che non si possono replicare. Questo è stato un errore però, eh? È stato un errore, e l'abbiamo detto prima. Più problema di recidiva, perché già al primo o secondo giro Marquez in quella curva lì era già arrivato un po' lunghino, aveva già preso qualcun altro. No, ma come dicevamo prima, Marini giustamente non va. Marini, dicono, Marini non l'hanno punito. Non Marini si stava avanti e c'era Bastianini. È la stessa. Esatto. Invece Marquez già due volte è arrivato lì. Alla seconda ha preso due piloti, ha rotto il piede a uno. Ha fatto male lui, ha distrutto la gara di RNF che avessero fatto il podio con Oliveira in Portogallo. Senza dubbio. Sì. È giusto che venga, ma secondo me, giustamente, come dice Vittoria, è stata un po' blanda, come due long un lap. Un po' blandina, ma è stata blanda non per quel fatto. Esatto, non è stato blando secondo me anche perché è stato troppo aggressivo, e se tu dai due dollar penalty per una cosa del genere, allora quelli di Moto3 dicono forse un giorno ci provo. Poi si parla solo di Marquez perché ha fatto il danno, ma io metterei, perché viene spesso, lui si giustifica col fatto io devo essere aggressivo perché la mia moto non mi permette altro. Anche Quartararo deve essere aggressivo perché la sua moto non gli permette altro, ma Quartararo non farà mai una roba del genere. No. Quartararo ha più testa, ha più rispetto degli altri, secondo me. Anche se Marquez, secondo me, mio parere, è il più forte della storia del motociclismo. Secondo me. Però se non a farti trovare le teste di quello che vuole, questo segnale che non deve passare, tu non sei, non è perché sei il più forte puoi fare quello che vuoi. Esatto, devi comportarti anche come un 8 volte campione del mondo, questa è la cosa. Non puoi uscire a pista come se fossi tu da solo a guidare, questo è quello che è quello che io critico, non il fatto che l'abbia fatto, un errore può capitare, troppo aggressivo. Stai dando un cattivo esempio per tutti. Giusto. No, io prima ridevo, scusate se ridevo, perché mi è venuta in mente una cosa che vi chiedo. Qualche garetta l'ho fatta a livelli infimi, però qualcosino ho capito, no? Ma perché, che senso ha togliere la visiera strappo a gara finita? Per il podio! No, ma Kelso... Hai ragione, per l'incidente, è vero? Cioè? È vero. Kelso in Moto3 non hai visto? No, non ho visto tutto. Olgado taglia il traguardo, festeggia, sì. Appena prima dello scollino chiude il gas, sì. Kelso arriva dietro ancora a tuono, ma continua a stare a tuono e intanto si gira e cerca con la mano di togliere la visiera a strappo e c'entra pieno Olgado. Finita la gara. E infatti Kelso è finito all'ospedale perché si è rotto due gambe. Cosa si è rotto? Due caviglie, due gambe. No, due, scusa, mi ricordo comunque si è fatto male. Io tra l'altro la visiera strappo le reputo una delle cose più pericolose. Ho preso dei rischi in carriera perché in curva a un certo punto sentivi e ti rendevi conto che erano ste cavolo di viserine che la gente si toglie in curva, in centro curva, così le butta a casa. A parte che inquinano, oggigiorno bisogna dirlo.
inquieto. Bisogna dirlo, bisogna essere un po' green, per farli biodegradabili, uno. Esatto. E poi no, seriamente, col vento si spostano, te le trovi in un punto, il giro dopo in un altro punto. Miller non si è giocato una... di grosso, a parte, vabbè, qui non è colpa della visierina, questo ha sbagliato. Miller però... si è giocato una gara a Misano un paio d'anni fa perché gli è finita nell'airbox. Ci sta, ci sta, è una roba... Sì, poi le strappi, tiri via, c'è uno dietro e lo becchi. Quando, come io mi ricordo parlo, Bostrom... La pettorina se prendeva uno in faccia, insomma, sì, non io mi ricordo Bostrom Superbike Monza 2001. Arriva alla staccata della parabolica, ha deciso di togliere la visiera proprio lì. Quindi, vabbè, ovviamente mano destra tra gas e freno, provato col sinistro, non c'è riuscito una volta, non c'è riuscito la seconda. Sabbia, no. Infortunio, weekend finito. Me lo ricordo bene. Anche e fu un signore ad ammetterlo perché lui non cercava mai alibi. Ma ha preso di quelle legnate, te. Non me la ricordavo. 2001, no, sono andato a 2001, sì, sì, quando era Ducati LM, sì, sì, ricorda, sì, sì, sospensioni. Allora, però il bello suo che disse la verità, cioè non ho scelto un punto sbagliato per togliere la visiera strappo. Sì. Visto che siamo in chiusura e intanto inizio a ringraziare Giulio, Alex, devo fare gli auguri a, adesso devo recuperarlo però, a Federico Peccioli che compie gli anni, quindi auguri, e saluto Albert e tutti quelli che ci hanno scritto, siamo quasi in chiusura. Luca, t'ho visto girare, già t'ho visto, ho visto che hai girato, non sono riuscito a passare a Cremona con, facendo il rodaggio alla moto del team No Limits. Quest'anno ti vediamo da qualche parte, ci racconti le gare con noi? Cosa? Allora, io quest'anno ho fatto lo shakedown per No Limits, moto nuova, motore nuovo, rodaggio pasticche per le endurance. Il problema è che in una gara cambi 4-5 volte i freni, quindi ci vogliono pasticche già rodate. Indovina chi è che fa questo lavoro per No Limits? Allora, di solito ci sarebbe Alex che si candida, posso farlo anch'io nel caso? Sì, sì, no, infatti lavoro. A volte quando non si può così, cioè, che ne so, lo chef che comunque è un appassionato di moto va là e roda i freni, però diciamo è bene farli giusti. Bene. Rodaggio dei freni, rodaggio dei freni. E quindi ho fatto lo shakedown, ho fatto il primo giorno di test la settimana dopo, abbiamo girato anche bene, la moto è una roba... Beh, oggi sono andati fortissimo, terzo tempo di classe stock. Considera che è la prima volta che tutti e tre usano quella moto lì. No, Gabellini l'ha usata. Gabellini l'ha già usata nel CIO. No, l'ha usata proprio il sabato a Cremona prima del mio test della domenica. Quindi l'ha usata un pochetto, però ti dico, era il primo giorno che avevamo la centralina HRC, quindi è tutto nuovo. È un potenziale spaventoso. Io purtroppo ho... qualcuno già sa, ho un team che fa sia Coppa Italia che fa anche segui disabili, ho 7 piloti disabili, quindi la concomitanza che c'era tra CIV e 24 ore mi andava bene perché la Coppa Italia sarebbe stata il 30 aprile, poi me l'hanno spostata e quindi sono rimasto solo io che ho il team e quindi nemmeno non posso farla. Le altre gare vediamo, il team giustamente punta su 3 piloti per tutta la stagione, io ho molti impegni di lavoro, comunque fare... un campionato del mondo endurance tra teste e gare ti va via un mese, 10 giorni e non siamo Valentino Rossi, Marquez, non guadagniamo, diciamo è più un hobby sport barra lavoro, però diciamo ecco, a casa ho molto lavoro e quindi devo pensare, io ho 40 anni quest'anno, quindi bisogna che metto un po' la testa a posto, smetto di bruciare gomme e benzina perché non è ecosostenibile. Quindi... ti dai al green. Sì, io per chiuderla sono anche a favore un po' dell'elettrica, perché con le moto elettriche giri di notte e di giorno davanti alla chiesa la domenica mattina. L'unica cosa positiva di questa roba è che non fai rumore, se ridi perché ti diverti, tutto quello. Direi ma che io ho una domanda a Luca, se posso, in 10 secondi. Siamo oltre l'ora, poi dopo mi sgridano. Gliela fai nel backdrop dopo. Ah. No, devo sapere se Cremona è da Mondiale Superbike. È andata, quindi gli amici di Campione Sport non la sentiranno, però vabbè, faglia ormai. Però Cremona, ho visto la sua risposta. Molto bella Cremona, molto molto bella. Devo dire che ho portato i miei ragazzi della Coppa Italia a vederla, è piaciuta a tutti. Secondo me, non so se a livello federale per il Mondiale Superbike la staccata del rettilineo è abbastanza in fuga.
Solo quella, il resto secondo me assolutamente è molto bella. L'ultima curva un po' spessa, però anche l'ultima curva della Laguna è brutta, ma è la pista più bella del mondo. E direi che con questa notizia, e la, quindi la Cremona è la Laguna italiana, mettiamola così. No, non l'ho mai detto, sei un giornalista. Non l'ho mai detto, non ci metto le virgolette. Sto scherzando, ma anche se è la pista di casa, perché letteralmente qua dietro non ho il coraggio neanch'io di dirlo, però la notizia è che Luca Scassa apprezza l'elettrico, questa è una notizia che invece possiamo... Io apprezzo le cose con le quali si può divertire con due ruote. Non mi sono ritirato da pilota, magari non corro più, ma io non mi ritiro perché chissà, vedremo. Giusto. E ci vediamo sabato e domenica con la Sprint Race, i commenti, e noi ci ritorniamo martedì prossimo con Motorbike Circus con una sorpresa che riguarda me e la mia stagione, quindi ci vediamo martedì prossimo. Ciao a tutti, buona serata. Ciao, grazie. Ciao a tutti. Ciao.